gridate, 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 sai a me che me ne importa. E parlate, parlate, io fingerò di ascoltarvi. Siamo con l'onorevole Costantini. Onorevole, recentemente ha dichiarato che l'euro è stato un errore e che l'Italia dovrebbe uscire dall'eurozona. Vuole parlarcene? Ma in questi mesi ho sviluppato una riflessione basata anche sulla lettura di documenti, di testi, su contatti con persone. Devo dire che la mia esperienza personale mi ha dato la possibilità di guardare orizzonti nuovi. L'evoluzione della mia esperienza politica invece mi ha consentito in questi mesi di poter approfondire dei temi che prima avevo conosciuto solo superficialmente. L'approfondimento di questi temi mi ha consentito di accertare delle verità oggettive ed inequivocabili. Quello che è accaduto all'Italia negli ultimi 12 anni, ma anche prima, come conseguenza diretta dell'ingresso dell'euro, e quello che è accaduto per converso alla Germania, la condizione di difficoltà economica drammatica che stiamo vivendo, i trattati firmati e i trattati che continuiamo a firmare, le modifiche costituzionali, le obbligazioni che abbiamo assunto nei confronti dell'Europa, mi hanno convinto del fatto che nella politica italiana si parla di tutto tranne che dei problemi veri. I problemi veri dove sono costituiti dalle conseguenze di questi accordi e dalla circostanza che non potremo mai trovare le risorse necessarie per farvi fronte. Quindi la questione che mi è balzata più agli occhi e che mi ha impressionato, devo dire, più di tutto, è che il dibattito politico, mediatico, tranne alcune rare eccezioni, si è incentrato su questioni che sembrano davvero funzionare ad un'opera di depistaggio. Si deve parlare di altro per evitare che si parli del problema. Ed allora ecco che i 2 miliardi di IMU che mancano per fare la riforma voluta dal PDL inondano i TG delle reti Mediaset e delle reti Rai, ecco che il punto percentuale di IVA diventa la questione centrale, ecco che la condanna di Berlusconi diventa l'argomento del quale tutti discutono, ma le vere difficoltà con le quali ci siamo confrontati negli anni passati e dovremo confrontarci nei mesi a venire non fanno parte della discussione. Questo aspetto mi ha davvero impressionato e mi ha convinto che probabilmente le dinamiche politiche, l'essenza stessa della democrazia in Italia e complessivamente in Europa abbiano subito un forte processo di indebolimento. I percorsi decisionali sono determinati e definiti altrove. C'è un costituzionalista che ha inventato un nuovo termine che mi è piaciuto molto, il diritto costituzionale della crisi. Prima la crisi era il presupposto per introdurre le logiche emergenziali. Per esempio la gestione della protezione civile ci ha insegnato che molto spesso le emergenze erano costruite a tavolino perché grazie al presupposto dell'emergenza la politica aveva la possibilità di gestire gli accadimenti attraverso gli strumenti emergenziali, che sappiamo essere assunzioni senza concorso, affidamenti di gare d'appalto senza evidenza pubblica. Questo costituzionalista, di cui non ricordo il nome, ma ricordo che insegna all'Università di Urbino, riferendosi alle dinamiche dell'Europa di questi anni, ha definito quello che sta accadendo come la nascita di un nuovo diritto, il diritto costituzionale della crisi, perché sul presupposto che l'Europa, attraverso la firma dei trattati, impone di prendere atto di una situazione di crisi oggettiva, dicevo, sulla base di questi presupposti si è arrivati fin anche a determinare delle modifiche radicali della nostra carta costituzionale, che seppur introdotto formalmente collidono con i principi e con i valori fondamentali che i padri costituenti hanno immaginato quando ce l'hanno consegnata. Recentemente altre forze hanno cominciato ad uscire allo scoperto e a dichiararsi contrarie a questa situazione europea. Ultimo Alemanno, ed è attesa a breve pure la dichiarazione, forse per oggi stesso, della Meloni. Lei cosa pensa in relazione al fatto che questo cavallo in qualche modo in Europa viene gestito soprattutto dalla destra e pensa che la sinistra dovrebbe aggregarsi per trovare anch'essa una sua via in questa direzione? Guarda, io penso che la sinistra stia commettendo un errore terrificante. Un errore terrificante perché le politiche imposte dall'introduzione dell'euro ieri, oggi e soprattutto domani sono politiche che direttamente andranno a colpire le categorie sociali che solitamente la sinistra, il centro-sinistra, dichiara di voler rappresentare. Nel momento in cui
si accetta di sottoscrivere un impegno che prevede il pareggio di bilancio. Nel momento in cui si accetta di portare il rapporto debito-PIL sotto al 60% e quindi ci si impegna ogni anno a tirar fuori 50 miliardi di euro freschi di zecca, nuovi di zecca, nel momento in cui si accetta di contribuire al fondo salva stati e di trovare altri 25 miliardi, cioè quando si assumono delle obbligazioni che inevitabilmente ti impongono di tagliare la spesa pubblica, è evidente che vai a colpire chi ha bisogno dello Stato, non chi non ha bisogno dello Stato. Chi non ha bisogno dello Stato, chi ha risorse per farsi curare all'estero, per iscrivere in una scuola privata o un proprio figlio, sicuramente rimarrà indifferente a tutto quello che sta accadendo. Ma chi invece ha bisogno di un ospedale pubblico per farsi curare o di una scuola pubblica per mandare i propri figli sarà direttamente colpito da queste politiche. Ecco perché io credo che l'imposizione di meccanismi che inevitabilmente produrranno un ulteriore taglio alla spesa pubblica imponga una reazione da parte del centrosinistra, perché le categorie sociali che subiranno queste imposizioni, che le hanno già subite e che continueranno a subirle, sono e saranno inevitabilmente quelle che la sinistra storicamente rappresenta. Io so che nel resto dell'Europa queste problematiche, questi temi appartengono alla destra, in alcuni casi alla destra liberale, in altri casi alla destra più estrema, ma comunque alla destra, ma so anche che in Italia, soprattutto grazie al contributo di professori, di docenti, di economia molto ispirati e molto profondi nelle loro analisi, io penso che anche in Italia, che in Italia soprattutto questo processo di acquisizione della consapevolezza necessaria per rendere questi temi patrimonio anche del programma del centro-sinistra di domani si stiano sufficientemente sviluppando. Certo, ci troviamo ancora indietro, certo, il fatto che la Meloni e Alemanno cavalchino questo aspetto credo che sia tutto funzionale al recupero di una identità che le sconfitte elettorali subite e le vicende di Alleanza Nazionale della destra in Italia in qualche modo hanno compromesso, quindi io le considero molto strumentali e funzionali alla ricerca di un profilo identitario che la destra in Italia ha perduto. Io non credo che il centro-sinistra debba strumentalizzare questi aspetti per renderli parte di un profilo identitario da costruire, credo semplicemente che il centro-sinistra debba fare il suo lavoro, il suo mestiere, rappresentare le categorie sociali che ha sempre rappresentato e che rispetto a questo tema io credo abbia invece proprio abbandonato. La ringrazio e mi auguro che ci sentiremo presto per una prossima intervista. Grazie, grazie a voi. Siete auto da corsa.